Sono Magnus e oggi siamo qui su LEGO Horizon Adventures. Un connubio perfetto, una coppia perfetta, beh, questo lo potremo dire soltanto una volta visionato il gioco. Non so da quanto tempo non gioco ad un gioco LEGO, vi dico la verità, sono curioso di provarlo, non mi sono spoilerato niente, ho visto qualcosina ma niente di particolare, proprio per essere sorpreso piacevolmente. Si spera. Livello di difficoltà, caccia addirittura, avventura, un buon compromesso con altrimenti storia. Ma sì, dai. Diciamo che dovrebbe essere ad un certo livello. Nel lontano futuro non esistono TV, niente smartphone, niente social. Solo una natura splendida e per niente barbosa. Oh, e giganteschi dinosauri robot, ovvio. Nessuno sa da dove vengano né che cosa sia successo all'antico mondo di automobili, grattacieli e video di gattini buffi di un tempo. È quello che le persone di quest'epoca chiamano un mistero. E ovviamente non è l'unico. Anni fa, la capo tribù Tirsa trovò una bambina abbandonata fra le montagne. Anche la sua origine era avvolta nel mistero. E visto che nelle storie i trovatelli portano sempre guai, la tribù restò un po' perplessa. Così la bambina misteriosa fu cresciuta fuori dal villaggio, dal cacciatore Rost, e la chiamò Aloy. Apri la bocca. Presto scoprì che Aloy aveva un dono naturale, cioè colpire bersagli. E guardare Aloy crescere di anno in anno, aiutandola a migliorare, fu motivo di grande gioia e soddisfazione. Ma in tutto ciò, Aloy continuava a chiedersi da dove venisse. Dov'è mia madre? Perché cavolo mi hanno abbandonata in montagna? Solo Tirsa, che l'aveva trovata, poteva risponderle. Ma non siete qui per sentirmi blaterare per ore. Questo è un gioco, non un audiolibro. Quindi uniamoci ad Aloy agli albori della sua grande avventura, il giorno in cui arrivò a cuore della madre per la prima volta. Quello che adoro di giochi LEGO. Niente batte iniziare la giornata con delle bacche medicinali. E riusci sempre a mangiare bacche e recuperare. Allora. Madonna, soprattutto. Peccato siano bacche e non cioccolatini. Ok, addirittura ci viene anche indicato. Non c'è altro da... Com'è cambiato, madonna santa. Riusciamo a saltare? Sì, completo il prologo, vabbè. Il gran giorno è arrivato. Non ieri né domani, è proprio oggi. Porta pazienza, il giorno che aspetti alla fine arriverà. Chissà com'è cuore della madre. E Tirsa, secondo te cosa mi racconterà? Deve pur sapere qualcosa, no? È stata lei a trovarmi, quindi... Ehi, rallenta. Prima dobbiamo arrivarci. Potresti smaltire un po' di tensione durante il viaggio. Che ne dici se ci addestriamo un po'? Dico, in guardia, addestramento. Arriva Aloy! Era davvero un grande giorno per Aloy. La sua prima volta a cuore della madre. La prima occasione di chiedere a Tirsa di sua mamma. E la prima volta che qualcuno ne narrava pensieri e emozioni. Sì. Ma graficamente... è un po'... Di solito mi pare che l'inquadratura era un po' più da vicino. Se installato delle teleferiche sarebbe molto più semplice. Però forse l'hanno reso così in maniera tale che da poter permettere di avere un maggior ampio. Ah, vedi. I forzieri ormai sono praticamente un obbligo nei giochi, eh. Dicevo, la cosa che mi piace dei giochi LEGO, a parte essere così concisi, rapidi, arrivare subito. Ma come si va?
raccontando praticamente una storia rapidamente in un modo spaventoso proprio. Quando poi ci mettono pure la parte comica, uno spettacolo. Non pensavo che avessero doppiato anche l'audio in italiano. Fanno sempre un grande lavoro, sempre. Però abbiamo un po' mollato ultimamente. Secondo me siamo dedicati ad altri progetti. Sto un po' rompendo, che non vorrei che poi magari di riscaldamento? Ti ricordi che abbiamo fatto fino a mo? Incocchi una freccia e poi tendi la corda. Divertente, anche alla millesima volta che lo dici. Già, vero? E di qua? Ok, ce ne sta anche un altro. Niente, basta scendere e beccare i forzieri. Allora, vediamo. Remix ti è venuto. Ah, ok. Va bene. Venivano bucherellati da anni, eppure i bersagli non avevano ancora imparato a scansarsi. Ma questo è tipico degli oggetti inanimati. Colpisci i barili. Comunque non facciamo lo schianto, sbaglio. Pare che c'è lo schianto. Colpisci i barili. Ah, già abbiamo colpito tutti, sì. E questo? Ah, è solo un'indicazione. Ho una cosa per te. Uno strano congegno che quella volta Tirsa trovò accanto a te. Credo si chiami... Focus? Sono troppo su di giri per chiederti perché me lo mostri solo adesso. Dammi! Come... Bisogna... Credo che vada... Qui. Allora, dimmelo. Sono anni che aspetto di sapere che cosa fa. Wow! Vedo delle cose luccicanti su quei bersagli, come se mi dicessero dove colpire. Deve essere per forza rarissimo, anzi, forse unico. In realtà, Tirsa ne trovò un sacco pieno. Fa comodo averne che ti servano, per amici e familiari. Un sacco pieno. E le bibbie sono il Aloy era ansiosa di farsi nuovi amici e iniziare a regalare Focus a tutti quanti. Sarebbero diventati la moda del momento. Questa non se l'aspettava. Aggiungi la posizione. Puoi sfruttare il fare per creare frecce. Ok. Punta una freccia verso... Sento un fuoco dentro! Quindi il barile. Là che c'è? Tieni premuto per rilasciare. Ok. È da quando avevi 5 anni che maltratti quel fantoccio. E non ti sei mai stufata. Per favore, Rost, il fantoccio ha un nome. Si chiama Fred. Scusa, Fred. A posto, ti perdona. Dopo quante ne aveva prese da Aloy, Fred si era certamente meritato un po' di rispetto, ma là nei paraggi c'erano macchine meno amichevoli. Ma quanta roba hanno aggiunto, mamma mia. Usa una freccia... Ok. No, usa una freccia attraverso il fuoco. Ah, capito. E ma quindi pure qua quindi c'era una freccia da utilizzare col fuoco. E che fai? Ce lo dici?
Vedo che sto anche andando un po' a fuoco, ma non fa niente, vabbè. Tanta roba, aspetta che adesso pure qua. Questa è una grande cosa. E comunque sono cose che hanno aggiunto, che prima non ci stavano proprio, cioè prima era... Grazie tante, gravità. Era molto più banale. Mi incuriosisce la parte del combattimento. Un po' con... come si chiamava quell'altro? Quella con Ninjago. Certe parti assomiglia. Ricorda di non farti caricare. Prova ad avvicinarti di soppiatto. Finché resti tra l'erba alta, non potrà vederti. Lo so, però mi pizzica! Aloy aveva sentito raccontare di quando le creature di metallo erano docili e pacifiche. Si convinse che distruggerle non fosse molto carino nei loro confronti. Poi una macchina le diede una testata in faccia e cambiò subito idea. Punti deboli. Non mi prende? Cazzo, mi prende. Centro, si è attaccata! È molto più fatto, diciamo, a gioco serio, va. Danni arco. Allora, vediamo. No, non si entra da nessuna parte. Qua penso si entra nelle impostazioni. Invita un amico. Invita un amico! In cooperativa. Oh, questa è una grande cosa. Chissà se funziona bene online. Io non ho amici, quindi non posso invitare nessuno. Ma che cosa, cosa triste. Hai visto che roba? Non mi batte nessuno. Adesso devo soltanto incontrare Tirsa, scoprire chi è mia madre e tutto andrà a meraviglia. Non festeggiare troppo presto. Porta sfortuna. Certo, sfortuna. Anche perché hai ancora una cosa da fare prima di proseguire. Cosa? Pranzare. Conoscendo il tuo appetito, io mi sono alzato presto per farti il tuo panino preferito. Cetriolini? Sì, che stiamo aspettando? Muoio di fame! Ehi, sentito? Pare ci siano problemi a cuore della madre. È sotto attacco! Portano via la gente! Dobbiamo aiutare! Siamo troppo distanti, Aloy. Guarda, laggiù c'è movimento! Dai, muoversi! Lasciateci, brutti manigoldi! Lasciateci andare! Ora è molto veloce, eh! Ci hai provato, nonna! Non sono tua nonna! Vabbè, oh no, quella era Tirsa, vero? Un bastone! Già! La vecchia non molla! Non perdiamo tempo! Alice ci sta aspettando! Wow, avevi ragione sul non festeggiare presto. Assolutamente. Dobbiamo aiutarla. Avanti, scopriamo cosa è successo. No, no. Sì. Tra l'altro, dando un'occhiata anche ai dati, vi posso garantire che, vabbè, non utilizza tanto la scheda video. Ovviamente sta cosa non la so. Aloy non si aspettava di trovare cuore della madre così desolato. No, sbagliavo, non sto utilizzando. Uno strano culto aveva rapito molta gente, quindi il villaggio era desolato. Ma vi farò spiegare tutto da Suna, la tenace protettrice del villaggio. A te la parola, Suna. Stavolta me l'hanno fatta sotto il naso. Cultisti qui a cuore della madre. Che è successo? Ero uscita dal villaggio per scacciare alcune macchine invadenti, ma era tutto un piano del culto. Proprio quando stavo dando una lezione a un cornalunghe, ho capito che c'era sotto qualcosa. E al mio ritorno, Tirsa e gli altri erano spariti. Quante persone hanno rapito? È difficile contare quando non hai dita. So soltanto che dobbiamo salvarli. Ma non posso assentarmi di nuovo. Tranquilla. Abbiamo visto dove sono andati. Salveremo noi, Tirsa e gli altri. Un'ultima cosa. Mio figlio, Varl, è partito per andare a salvarli prima che potessi fermarlo. Il ragazzo ha un cuore grande, ma non è pronto ad affrontare guai del genere. Quelle consegue per giocare in cooperativa? Lo so. Cultisti? Per invitare amici. Lo so. Aggiungi due per costruire. Albero della madre. Ah, ok. Interagisci, che fai? Ah, ci riposiamo, non riesco a rompere di qua. Ok, dobbiamo evidenziare i punti deboli. Ho visto i cultisti addentrarsi nella foresta. Non possono essere lontani.
No, di qua non si rompe. Occhio che... no, di qua non riesco a beccarlo. Ma abbiamo fatto poco punteggio comunque. Vabbè, allora andiamo. Tutti servono sempre mattoncini d'oro grandi. Ok, vabbè. No, che prendo? Non prendo niente. Infatti tengo zero. Andiamo. Andiamo. Laggiù. E dove ti trovarono? La montagna della madre. Un luogo sacro, misterioso, che troneggia... Ma non era laggiù. Ah sì, giusto. Un luogo sacro, misterioso, che troneggia su di noi, serbando i suoi segreti. Tipo quello che riguarda mia madre. Beh, mi serve Tirsa per sapere. Quindi salviamo quella gente! Chiedo scusa. Perché i cultisti hanno rapito tutta quella gente? Sono davvero cattivi. Già, molto cattivi. Crudeli, anzi. Ma toglimi una curiosità. Che cos'è un cultista? Vediamo. Come posso spiegarmi? I cultisti sono persone talmente convinte di una cosa, di solito qualcosa di assurdo, che è impossibile farli ragionare. Oh, come tu sei convinto che il ketchup stia bene sui pancake? Quasi. Ma con conseguenze peggiori di un'indigestione. Tipo l'attacco a cuore della madre. Ma che motivo possono avere quei cultisti? Perché rapire gli abitanti? Credo che lo scopriremo presto. Andiamo. Sì, un mistero. È quello che ci vuole per rendere una storia interessante, stando al manuale del narratore. Ok, pensavo si incendiasse tutto. Comunque è fatto bene. Anche lo hanno anche rimodernizzato, diciamo, rispetto ai classici giochi Lego. L'unica cosa è che ancora non abbiamo montato, c'è proprio niente. Beh, deduco che lo faremo sicuramente. Non penso che abbiano tolto proprio questa particolarità. Sarebbe veramente assurdo. Mi sembra quasi di volare. C'erano due strade praticamente. Là si può anche scendere. Riprendi, ma non fiato so. E riprova. Ok. Oh. Oddio santo. Ah, di qua devo scendere. Nessuno ha visto niente. Ok. Adesso è tutta roba mia. Ok. È un po'. Ok. Mi muovo di soppiatto. Ah, mi stringerai la mano. Chiavo. Certo, si è staccata. Lo prendo, lo prendo. Ok. Grande. È divertente pure. Dai. Naturalmente, non male. Non è che stiamo giocando a un gioco super complicato, però anche il fatto di aver messo questo forse serve qualcosa di sono stata io. No. Ok, allora qua se avessi tipo un fuoco lo potrei incendiare, ma non ci sta. Di solito era anche più musicale, la musica l'hanno un po' smorzata. O sbaglio? Spacco tutto! Qua? Ok, abbiamo costruito, dai. Mi aspettavo una cosa diversa, comunque fai. Qua? No, mi ti stai.
Ma solo così, cioè nel senso veramente... Se non ricordo male, anche negli ultimi avevano un po' abbandonato l'idea di... A cosa serviva? Di costruire. E poi... Che l'antenna, che... Allora... Bella questa cosa. Ho mancato bene. Oh, oh. Ok. Allora, qua c'è tanto che possiamo tutta per me. Incendiare, secondo me, eh. Infatti qua lo togliamo, ma qua penso di no, anche perché è troppo lontano. Non riuscirei mai ad arrivare fino a qua. Meno che non do praticamente fuoco a tutto. Cioè tipo per esempio così. No. Tipo così. No, vabbè. Pensavo che tipo avremmo potuto fare. Si costruisce poco, eh. Sai come mai st'idea? Poi comunque giochi Lego. Eccomi qua. Si dovrebbe basare su... che è successo? Soprattutto su questo. Vabbè, ma scegli tranquillamente. Ok, ce la fai. Ah. Ok. Ecco. E ora non chiedeteci più di andare in bagno. Hey, abbiamo dei diritti. Ecco alcuni dei prigionieri. Devo sbarazzarmi delle guardie. Allora, non si può rompere praticamente tutto. Io non perdo tempo. Allora, ah, se si riesce tipo ad... Ecco, vabbè. Visto che roba? Ops, ha preso a tutti. Ok, magari si può utilizzare anche di qua, di qua. Grande. Ottima idea quella di... Mazza, quanto girate, ragazzi. Cuccati questo. Attacco turbo. Diciamo che sicuramente hanno fatto anche un sistema di combattimento un po' più serio. Cioè nel senso che tipo... Non dico che si muore, però... Almeno si combatte veramente, si scappa. Prima era veramente... troppo semplice secondo me. Ti prego, dai, ti supplico. Ti aiuto io. Finalmente liberi. Nostra salvatrice. Sei tu, no? La ragazza cresciuta fuori dal villaggio. Quella con la madre misteriosa. Sì. Però puoi chiamarmi Aloy. Oh, wow. Una madre misteriosa. Insolita, affascinante e... bisognosa di un bravo sarto. Eccomi qui, sono Tebby il sarto. Fai cosplay? Perché, caspita, ho già in mente dei costumi per te. Non so bene che cosa sia, ma sembra divertente. Ti preparerò un abito appena sarò tornato a Cuore della Madre. Ricorda di passare dalla mia bottega. C'è una bottega. Il bosco. Hai salvato te il sarto. Ok. Buono a sapersi. Uno solo. Penso che secondo me se ne potevano prendere anche di più, eh. Però vabbè. Guarda in che stato è la mia bottega. Come posso tenere Cuore della Madre all'ultima moda in queste condizioni? Forse posso aiutarti. Sono bravina a costruire cose. Sei la numero uno, Aloy.
Sebbene molti abitanti fossero ancora dispersi, per Aloy fu una gioia vedere Cuore della Madre tornare alla normalità. Ora che Teb il sarto era di nuovo in attività, Aloy poteva festeggiare con un nuovo abito, a chi non piacerebbe mettersi in gingheri. C'ha le forbici come... fantasia. Questi ancora non sono sbloccati. Secondo me questo è più carino. No, no. Questo è bello, dai, così non ci spendiamo manco i soldi. E infatti c'è Ninjago, c'è tutto, più recente, sì. Ruotare, va bene. Aloy sapeva che c'erano altri prigionieri da salvare, là fuori, nelle terre selvagge. Ma decise di prendersela molto, molto comoda. Chi se ne importava se intanto Tirsa marciva in una gabbia chissà dove? Non Aloy, lei aveva di meglio da fare. Hai capito. Vabbè ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me... non è malvagio, magari ci potrebbe scappare pure una storia, non lo so. Ci vediamo al prossimo video. Bye.